Ragazzi, buonasera! È arrivato il video più atteso dell'anno per quanto mi riguarda, anche se in realtà risulta il più impegnativo, però comunque mi dà sempre molta soddisfazione. So che anche in generale è un video molto utile, quindi io ci tengo sempre a farlo. Quest'anno, come potete vedere, ho deciso di girare anche il menù di Natale all'aperto, perché c'erano tutte le condizioni. Prima, adesso ovviamente sta diventando notte, perché tra foto, questo e quell'altro, arriva notte, però comunque ci sono le lucine che ci salvano. Questi piatti sono stati studiati per una collaborazione che ho fatto con Visit Trentino, infatti ho utilizzato tutti i prodotti locali. 4 portate stavolta. Come aperitivo ho deciso di andare di vinello, prendete magari un vino di qualità, magari di una piccola cantina, per aiutare anche in questo periodo le piccole attività. E adesso io andrei con i piatti, sì, perché sono tutti piatti comodi da fare, d'effetto e comunque molto gustosi. Quindi con questo menù cercheremo insomma di essere furbi in cucina anche il giorno di Natale. Innanzitutto io andrei con una bella giacchina, perché qua si gela. Ecco, l'ho messa 2 secondi fa nella neve. Sono anche poco furbo. Dai che andiamo con le ricette allora. E nel frattempo magari mi sorseggio un po' di vinello. Eccoci qua. Allora, l'antipasto che ho scelto in realtà è appunto molto facile, un bel crostone che secondo me a Natale ci sta. In questo caso pesce, una bella tartare di salmerino. Sapete cos'è il salmerino? È un pesce di lago, cugino della trota. Volendo però al posto di questo potreste usare un filetto, mi raccomando però freschissimo, di trota, oppure anche magari di spigola, capito? Vedete voi, comunque un pesce bianco, altrimenti andrei magari su un tonno o un salmone, ecco, un classico. Però come contrasto il bianco ci sta meglio. Una cosa importante, se questo antipasto non vi ispira, perché non siete amanti del pesce o per altre ragioni, insomma non vi va un crostone così, tranquilli, a distanza di 2 giorni arriverà sul canale un'idea che secondo me vi accontenterà. Ok? Bene. Siccome in questo antipasto c'è l'hummus di barbabietola, per fare l'hummus serio bisogna partire anche dalla salsa tahina, che facciamo in casa con semi di sesamo tostati, olio extravergine, frullatina, e poi ottenete questa salsa granulosa ma buonissima che gli dà più sapore a questo hummus. Barbabietola, ceci, succo di limone, pepe nero, pizzico di sale, ovviamente filo di olio, la salsa tahina preparata in precedenza e poi frulliamo. Otteniamo questa salsa, appunto questo hummus di barbabietola particolare, ma che ci sta benissimo col nostro salmerino, oppure come vi ho detto cambiate varietà di pesce, l'importante è che sia o freschissimo o addirittura battuto se si tratta di pesce di acqua salata. Lo tagliamo a tartare, ovviamente partendo da dei filetti ben puliti, poi condiamo con scorza di limone, pepe, olio extravergine, pizzico di sale, timo tritato e diamo una bella mescolata. Ovviamente crostone, quindi pane raffermo o comunque un pane rustico io ho utilizzato, tostata in forno 230 gradi tipo 5-6 minuti e poi assembliamo ovviamente questo piatto fantastico. Spruzzatina di succo di limone obbligatoria, perché bilancia il tutto, vedrete. Primo piatto, mamma mia che bomba sto qua, sono degli gnocchi gratinati, gnocchi di polenta in realtà, di polenta gratinati, filantosi con questo sentore di porcino, molto interessante. Volendo vi do un'altra opzione, questi qua io li avevo già fatti sul blog, però non gratinati ma con il gorgonzola, anche con quelli sono fantastici. A proposito, le ricette le trovate sul blog, andate su www.davidezambelli.com oppure googolate Davide Zambelli, la prima ricerca, la prima cosina, insomma, in prima pagina è il blog, e voi trovate diretti proprio il menù di Natale con il convertitore, trovate tante funzioni secondo me molto comode e appunto le 4 ricette all'interno, quindi dai, trovate tutto lì, è super comodo e pratico anche quando cucinate. La cosa bella di questo piatto è che si ricicla un ingrediente, la polenta, quindi magari la fate il giorno prima, il giorno dopo utilizzate appunto la polenta fredda, no? Riposata. La schiacciate con lo schiacciapatate, anche la ricotta stesso procedimento, aggiungiamo le uova, poi pizzico di sale, il pepino, mescoliamo, poi mettiamo formaggio grana e amalgamiamo. Ovviamente poi per gli gnocchi serve la farina. Magari prima la aggiungiamo direttamente in ciotola, poi se serve ne aggiungiamo ancora un po'. Ricordatevi che la farina non, cioè dipende un po' dall'umidità degli ingredienti, io non posso darvi una dose precisa, no? Comunque sapete che la trovate nel blog. Formate gli gnocchi, poi li cuocete in acqua bollente salata per quel minuti, in 2 minuti, ecco, fino a quando arrivano a galla. Teneteli da parte. Adesso facciamo la
besciamella e funghi porcini secchi, quindi tenuti in ammollo circa 30 minuti con dell'acqua. Facciamo la besciamella con burro, farina, aggiungiamo al posto del latte del brodo vegetale per farla un po' più leggera, non sia mai, pizzico di sale, pepe. Quando si è addensata aggiungiamo i funghi porcini e anche la sua acqua e ovviamente poi frulliamo il tutto. Non deve essere una besciamella finissima, comunque amalgamiamola agli gnocchi, che poi ovviamente verranno disposti in una pirofila a strati, quindi gnocchi, un po' di caciotta, un pochino ancora di gnocchi, caciotta, un po' di funghi porcini saltati se volete, un po' di timo e delle noci di burro, ecco. Poi in forno a gratinare, 210 gradi, tipo facciamo un 20 minuti. Siamo arrivati al secondo, qua abbiamo un arrosto di maiale, una cosa anche abbastanza economica, non volevo andare su una cosa troppo costosella. Io ho scelto l'arista come pezzo di carne perché è quella che mi dà molta soddisfazione, non è troppo magra, poi è scenografica da vedere anche se la lasciate così al naturale. Mi raccomando, seguite tutti i consigli che sono fondamentali: cottura, temperatura all'interno se avete il termometro meglio, burro, ve lo giuro, burro che si scioglie in bocca, proprio la tagliate con la forchetta, non sto scherzando. Poi in accompagnamento una composta rustica di mele alla senape, cioè senape, mele, carne di maiale. Timo tritato, ma volendo potreste scegliere anche un'altra erba aromatica, fate voi. Ho scelto l'arista di maiale come pezzo di carne che adoro proprio per, non so, è bella da vedere, poi comunque ha la giusta quantità di grasso e insomma è una carne che resta molto morbida se la cuocete bene, mi raccomando. Ho insaporito con timo tritato appunto il sale, il pepe, anche attorno sale, mi raccomando, poi la lego per sicurezza per dargli una certa forma e poi la facciamo rosolare molto bene, sentite il rumore? Deve essere veramente ben rosolata su tutti i lati. Adesso facciamo il fondo di cottura in un modo un po' particolare. In una teglia metto vino bianco e brodo vegetale. Questa teglia la metto sul fondo del forno, sopra invece su una gratella l'arrosto, e quando la carne cucinerà, poi se serve mettete un goccino di acqua in più, se dovesse asciugarsi troppo il fondo, quando si cucinerà praticamente tutti i succhi della carne insaporiranno il fondo. Adesso ovviamente la mela renetta, che io taglio a cubetti e la faccio rosolare con una noce di burro, un po' di zucchero, un po' di scorza di limone, ecco, che gli dà quella nota un po' agrumata, anche un po' di succo di limone, pizzico di sale e poi alla fine, quando si è molto ammorbidita, mettiamo la senape. È fantastica questa composta. Quando la temperatura della carne è a 65 gradi spegnete il forno. Io ho cotto la carne comunque a 180 gradi per circa un'ora e un quarto, più o meno, ecco. Tenete la carne da parte, avvolta nell'alluminio, addensate il sugo con una miscela di acqua fredda e maizena, poi ovviamente la carne la tagliate, servitela con il suo sughetto e la composta di mele. Non si riuscirà a tagliare con un grissino, però vi assicuro che è veramente tenerissima. Io mi ingarbuglio un po' perché sennò non si vede niente. Ecco, siamo arrivati al dolce a base di castagne, miele, yo. Ho visto che tanti su Instagram mi hanno chiesto proprio: fai qualcosa con le castagne? Ecco, vi accontentati, siamo ancora in stagione, si trovano ancora le castagne. L'idea l'ho scopiazzata in realtà da Stefano Cavada, ho fatto delle aggiunte, delle piccole aggiunte, comunque l'idea principale è sua, la base è sua, e niente, secondo me è fantastico, c'è questa acidità della mousse di yogurt che io adoro, sapete che faccio un sacco di volte, con questa sembra tipo un Mont Blanc, ecco, però un po' più fresco. È inebriante il sapore. Provatelo, anzi, io lo provo già. Mamma mia. Le castagne le ho intagliate, le ho cotte al forno a 200 gradi per circa 25-30 minuti. Ovviamente poi le sbucciamo ancora da calde, possibilmente. Poi queste castagne però la cottura non è finita, bisogna farle sbollentare per circa 20 minuti, poi le scolate, le mettete in un mixer, aggiungete lo zucchero, cacao amaro, un goccino di rum che gli dà quella nota piena e frullate, ottenete una purea che praticamente dovrete, vedete com'è densa, dovrete schiacciarla con lo schiacciapatate per ottenere questo effetto fantastico, no? Tipo degli spaghetti di castagne. Teneteli da parte, anzi io quasi quasi li metto in frigo nel frattempo. Adesso facciamo la mousse con gelatina mollata nell'acqua fredda, lo yogurt ovviamente intero io ho scelto, panna fresca, che un goccino ci servirà per far sciogliere la gelatina, quindi ovviamente panna calda, ecco, deve essere bella bollente, aggiungiamo la gelatina, la facciamo sciogliere e poi questo composto lo aggiungiamo allo yogurt mescolando con uno sbattitore per evitare che si formino grumi.
teniamolo da parte. Ora montiamo la panna con il miele. Quando è bella montata, la amalgamiamo al composto di yogurt e gelatina. E adesso ovviamente facciamo riposare almeno 3-4 ore, perché deve risultare così bella densa. Ovviamente per l'assemblaggio sac à poche, se potete, facciamo sulla base del bicchiere delle nocciole così a pezzi, delle scaglie di cioccolato, poi la mousse di yogurt, le castagne, ancora yogurt, castagna e un po' di cioccolato e un po' di nocciole. Basta, ci siamo, è veramente delizioso! Niente, raga! Il menù di quest'anno l'abbiamo finito, un anno molto difficile che io veramente spero che questo incubo presto finisca, perché non se ne può più. In ogni caso io spero tanto che vi siate divertiti, oltre che aver imparato qualcosa voi vi siete anche divertiti, perché è una delle cose che più me entusiasma quando me lo scrivete. A proposito, se questo video vi è piaciuto vi invito a mettere magari un piccolo like qua sotto, e se non vi siete iscritti al canale basta che clicchiate quel tastino che vedete qua sotto il video, e in questo modo rimanete sempre aggiornati su ogni video. Vi invito a seguirmi su Instagram se vi va, che anche lì insomma faccio le mie cose, insomma cerco di postare anche là un po' di contenuti, e basta, insomma io ho finito, vi lascio magari qua altri due video se non li avete ancora visti, e qua sotto invece trovate il collegamento per andare direttamente sul blog e vedere la ricetta scritta. Vi mando un grande abbraccio ragazzi, non so come mai mi sto per commuovere, non so perché, sono un po' ridicolo. Buon Natale e ci vediamo molto presto. Ve l'ho detto, idea per un altro antipasto, tipo a distanza di 2 giorni. Ecco, ciao, grazie.